gratitudine per la Fondazione Paolo Droghetti nella persona del suo presidente Vincenzo Ruggeri, e vorrei ringraziare la Galleria d'Arte Moderna, ovviamente la professoressa Marina Clarelli, e sono estremamente commosso. Ringrazio tutti voi di essere così numerose. Per me la commozione è estrema, perché devo dire che lavoro su Segantini da più di 40 anni e direi è la prima volta che vedo l'opera come è stato concepita da Segantini, o quasi. Io ho cominciato a studiarla alla fine degli anni 60, allora si vedeva il taglio che era stato restaurato e cominciava un degrado dovuto all'annerimento delle vernici, l'ingiallimento delle vernici, che è andato solo peggiorando. Quindi voglio dire che ieri per la prima volta mi sono trovata in presenza di questo quadro quasi come era nato, ed è stato per me un'emozione straordinaria. Credo che è un'emozione che succede a pochi storici dell'arte, perché oramai il restauro ha fatto tanti progressi, è diventato una fonte di rinascita delle opere, ma non sempre si ha la possibilità di realizzare un lavoro così completo, un lavoro così esauriente e un lavoro così profondamente risolutivo. Quindi ovviamente la mia gratitudine va a tutti coloro che hanno potuto realizzare questo, alle due restauratrici, la signora Francesca Secchi, a Caroline Dupré, a coloro che li hanno assistiti e formati in questa straordinaria impresa, e alla Fondazione. Avrò l'immensa gioia di vedere il quadro a Milano, alla mostra che sto curando di Segantini a Palazzo Reale. Già vi preannuncio l'apertura il 18 settembre dell'anno prossimo, e farò vedere durante questa mostra, sarà possibile durante nella sala video, vedere appunto il video, che è molto bello, che è stato fatto estremamente in modo molto sensibile, per fare capire quello che voleva Segantini e le problematiche che si sono poste, le problematiche del degrado, la risoluzione, e anche un video che fa capire a un pubblico semplice la tecnica di Segantini, perché la tecnica di Segantini è qualcosa di molto importante, ma è anche qualcosa che si capisce partendo di dati tecnici. Non è una riflessione, è una riflessione ovviamente in tempo secondo, ma non sono gli storici d'arte che ci possono arrivare. A questo punto ci deve arrivare il tecnico a capire cos'erano i colori, cos'erano i materiali, come sono stati i ripensamenti, ad esempio, che è una cosa di cui avevo avuto un vago sospetto, ma talmente vago da non poterlo usufruire. E tante cose, c'è un problema anche di quello che era la centinatura del quadro. Abbiamo visto dai risultati del video, si capisce che in effetti è Segantini che ha tagliato questa parte volendo accorciare il cielo per rendere più possente questa meditazione sulla terra, gli animali e le figure. E quindi tutte queste cose, io direi che c'è qui una splendida pubblicazione che non ho potuto leggere tutto, perché l'ho scoperta solo mi è arrivato solo stamattina tra le mani, sapevo della sua esistenza. E questo non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza, per una comprensione più profonda dell'opera di Segantini attraverso un'opera che è stato maggiore. Quindi sono molto grata anche per questo volume, che leggerò, come ho detto, con molto molto piacere. Vorrei semplicemente parlarvi della l'elaborazione dell'immagine, perché è qualcosa di estremamente importante ed è qualcosa che distingue Segantini dagli artisti del suo periodo e dagli artisti di fine Ottocento. Segantini
quando comincia a dipingere questo lavoro, che sarà un lavoro di 6 mesi, realizzato en plein air, e torneremo a questo concetto, Seguentini è vissuto in Brianza già da 2 anni e mezzo e ha esaurito il soggetto della Brianza. Sente che questa esperienza per lui è conclusa e vuole che sia conclusa dando un'opera di sintesi, una grande opera. Insiste moltissimo lui nelle lettere su quest'idea della grande opera finale che conclude questo periodo. E cosa prende? Prende la mungitura, cioè la mungitura però che non ci è dato come un fatto illustrativo, è un momento di aggregazione. Caglio e Sormani sono i due pascoli, cioè il pascolo di Caglio, il pascolo di Sormani, sono i due pascoli separati da una staccionata, la famosa stanga, dove i contadini dei due paeselli potevano pascolare le mucche gratuitamente. E quindi lui rappresenta questo perché è un paesaggio grandioso che gli permette di ripresentare prima di tutto tutta la catena montuosa di questa Brianza, ed è la prima volta che lui rappresenta le Alpi come catene montuose. Tutti i capolavori del periodo della Brianza sono opere parziali in cui la montagna non appare, e questo è molto importante. Lui lì fa una sintesi. Come nasce questa immagine? Questa immagine nasce sul posto. Allora lui inizierà una pratica che sarà la sua per sempre. Seguentini non ha mai lavorato in atelier. Seguentini ha considerato che essere davanti alla natura fosse la cosa più importante, e difatti nella famosa lettera a proposito dell'offerta del governo per il suo quadro, lui lamenta che questi siano solo 18.000 lire, lui voleva 25.000 lire, perché parla appunto del suo metodo, cioè lui spiega come queste opere gli costavano come realizzazione, perché doveva farsi aiutare da contadini per mettere tutte le volte l'enorme tela sul telaio, e doveva anche pagare per gli animali. Cosa intendiamo pagare per gli animali? Questa è una parola chiave in questo caso, perché ti spiega l'idea della regia. Seguentini per questo quadro ha organizzato una vera e propria regia. Io ho avuto ancora l'opportunità di parlare col nipote di quella modella, di questa signora qua. Questa persona diceva appunto che per loro per 6 mesi era stato un reddito, perché lui pagava per fare che le mucche rimangano lì, che siano attaccate alla staccionata al momento giusto, che siano riportate, riprese, eccetera. E allora non aveva trovato il sistema che lui poi inaugurerà dopo la partenza in Svizzera, a Savonino, nell'estate dell'86, quindi alcuni mesi dopo la fine di questo. Lui inaugurerà il sistema di creare una specie di tettoia di legno e di delle antine davanti al quadro per poterlo lasciare sul posto. Tutti i suoi dipinti, compreso le enorme tele del trittico, saranno costruiti con questo sistema, cioè che una sola volta metterà la tela telaio nel posto geografico dove vuole lavorare, e avrà questa struttura di legno che si chiuderà a fine sedute e si riprenderà il giorno dopo per mesi, permettendo di lasciare
lasciare la tela anche durante le intemperie. In questo caso lui era andato a vivere a Caglio, la famiglia era rimasta a Corneno, un piccolo paese, lui in Brianza è vissuto a Pusiano, poi a Corneno, la famiglia vuol dire la moglie e tre figli maschi, la figlia femmina Bianca sarà nata alcuni mesi dopo a Milano, e lui da solo in una stanza affittata, dove però la casa aveva un porticato, viveva lì e faceva riportare la tela sotto il porticato. Quindi questo è per dire questo concetto di regia, questo concetto di una natura osservata e memorizzata, perché lì abbiamo un problema. La natura che vediamo è quella di una fine estate, inizio autunno. Il fieno è già stato miettato, vediamo qui il fieno raccolto. La neve sulla parte alta delle montagne è già caduta. C'è ancora un po' di rossiccio negli alberi, quindi è un momento preciso di inizio autunno, mentre lui lavora lì dalla fine dell'estate all'inizio dell'inverno. Quindi riprendendo con la memoria questi elementi. Non ha adoperato fotografie, anche se più tardi lo farà, al momento del trittico dell'Engadina, farà lavorare fotografi, perché lui stesso non andava, per avere le fotografie da quale. Ma questo sarà alla fine della sua corta vita, parliamo degli anni 98. Qui siamo a cavallo tra l'85 e l'inizio dell'86. Quindi lui fa questa lavora dalla memoria per elaborare una cosa che sia una sintesi e che abbia un valore fortemente simbolico già, il valore simbolico di questa armonia tra la natura, le bestie e gli uomini. Allora, quando si parla di Segantini, purtroppo, a questo punto dico purtroppo, viene sempre il parallelo con Millet, e questo è stato praticamente una condanna per questo povero Segantini, il Millet italiano. Perché? Perché ovviamente Millet è stato importante, Millet che non ha mai, di cui non ha mai visto le opere, perché non dimentichiamo che Segantini non viaggiava perché non aveva i documenti che gli permettessero di uscire dai confini, e quindi i suoi quadri hanno viaggiato in tutto il mondo, lui no. E questa è una cosa che bisogna sempre ricordare, perché non è ovvia. E quindi questo bisogno di questo lavoro su Millet è stato che ha fatto lui certamente, è stato fatto a partire dalla monografia di Saint-Cyr che gli aveva dato il suo mercante mentore, Vittore Grubici, e a partire di questo lui ha visto le opere di Millet, e non solo questo, ma questo lo ha rinforzato nel suo rifiuto della città e nella sua idea di fare come Millet, andare a vivere in campagna, poi in montagna, per essere a contatto con la natura e con i contadini. Allora dicevo che questo ovviamente ha fatto questa specie di topos Segantini Millet. Il dipinto è perfettamente anti-Millet. Perché? Anti-Millet perché Millet rappresenta il contadino come dominatore della campagna, è una figura che ingombe sul paesaggio. Il paesaggio serve a questa grandezza del contadino, tant'è vero che Delacroix, che non amava Millet, diceva «c'est pompeux paysan», i suoi contadini pretenziosi. Qui abbiamo delle donne, perché la mungitura è lavoro delle donne che però sono viste o in controluce o senza particolare. Cioè,
non hanno, sono parte di questa natura. La loro vita è determinata dagli animali e dalla natura completamente. Questo paesaggio che fu così poco capito, il cielo che fu poco capito dai contemporanei, e in effetti dà questa impressione di luce quasi trascendentale. C'è una discesa della luce, di questa luce che traspare attraverso l'umidità del paesaggio, che diventa ariosa, che è un bianco che fa trasparire quello che c'è dietro. Qui abbiamo, ho parlato della distesa della montagna, ma voglio anche parlare della straordinaria distesa della pianura. Lui vede questa pianura e questa pianura la esprime in una campitura di parallele che è straordinaria. Poi vedete la sensualità di Segantini. Questa immagine è un'immagine sensuale perché ti dà la percezione della groppa, degli animali, il carattere osseo di questi qua che sono, di queste bestie qua che sono magre, e si vede questa magrezza. Poi tutti particolari dell'erba, lui diceva: io accarezzo la natura, accarezza gli oggetti, e queste sono cose memorizzate e riprese al momento su questo, davanti a questa natura. Evoluzione di un concetto. Lui ha prodotto dopo, probabilmente quando già era a Savonino, perché lui allora lascia Corneno con la famiglia, lascia Caglio quando è finito questo, va a Milano, vive 5 mesi a Milano in contatto con la borghesia milanese che lo sostiene. Oramai è già un pittore affermato, un pittore noto. Pensate cosa voleva dire alla sua giovane età aver avuto un quadro di questa importanza comperato per la nascente Galleria Nazionale italiana, mentre lui non aveva la cittadinanza italiana, essendo nato in terra irredente. Quindi era veramente una cosa importante. Allora lui riprende e lì comincia una cosa che sarà costante nella sua œuvre, e che è il riprendere le opere che lui considerava importanti in disegni che ne reinterpretano il significato. Qui cosa vediamo? Vediamo che il cielo ha preso un'importanza enorme nel disegno. Non è più solo questo crepuscolo, ma abbiamo la luna e il sole. Il disegno dei raggi è ripreso, ma molto più drammatico. C'è un contrasto tra le nuvole. Tutto questo è un'accentuazione delle ombre proiettate. Tutto questo vi dà un senso ancora più simbolico. È un dialogo tra la terra e il cielo, la luce e la materia. E vediamo che questo è un pittore che oramai nell'86 a Savonino ha già sperimentato con il divisionismo e vuole esprimere questa luce. Non voglio tediarvi, credo di aver parlato abbastanza, vorrei solo che prima di partire vediate questo quadro. E devo ancora ringraziare c'è la Fondazione, l'Istituto del Restauro, la Galleria d'Arte Moderna, perché per me è veramente un momento molto, molto importante. Grazie, arrivederci.